Andiamo a seminare la cucuzza, ovvero la zucchina lunga, un ortaggio valido per chi soffre di infiammazione intestinale. Dalla produzione dello scorso anno ho conservato alcuni semi. Chi non li ha li può tranquillamente acquistare. Ho messo in un vaso abbondante terra bagnata e vado ad immergere un seme alla volta, un circa 5 cm di profondità. Ricopro il buco di terriccio tranquillamente con il dito. Innaffio il vaso con abbondante acqua e mi prendo cura di farlo tutti i giorni. È una semina davvero molto semplice, fatta in vaso all'inizio per poi trapiantare. Dopo 10 giorni ecco il germoglio delle nostre piantine. E dopo 15 giorni ecco le nostre piantine belle e vigorose. La semina avviene tranquillamente all'esterno, e cioè può stare tranquillamente su un balcone o su una veranda, non in casa. Tra qualche giorno le nostre piantine saranno pronte per essere trapiantate. In questo caso, nel trapianto, abbiamo bisogno di un capannetto, di formare un capannetto, perché le cucuzze, ovvero le zucchine lunghe, sono abbastanza pesanti. Vedete, qui mostro il capannetto, che farò vedere in un prossimo video come si fa, perché devono essere ben resistenti, altrimenti cedono al peso della zucchina lunga. Questo ortaggio è resistente a tutte le temperature ed ha un contenuto ridottissimo di calorie. Ecco perché io lo coltivo volentieri tutti gli anni e lo uso soprattutto in cucina per fare dei bei timballi di verdura oppure fritti in padella. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!